Benvenuti a Cosa Bevo Oggi. Oggi io e Demi vi presentiamo il Nebbiolo di Gianni Goerzio. Dai, dimmi qualcosa di questo grande vino. Beh, posso dirti qualcosa prima di questo grande produttore? Ma meglio, vai. Prima di tutto è un nostro grande amico, soprattutto di Paolo, un grande amico. Sì, ma una grande persona sicuramente. Persona fantastica, è già venuta a trovarci. Umile, veramente una persona. Bellissima azienda, ci piacciono molto i suoi vini, abbiamo deciso di partire dal Nebbiolo. Sì. Perché i prossimi li riserveremo per future degustazioni, in quanto oltretutto Gianni è anche un produttore che ha ricevuto parecchi premi, soprattutto per il suo Barolo. Allora, il Nebbiolo in purezza, questo è un Nebbiolo 100%, la cantina si trova alla Morra, giusto? Sì, una zona boccatissima per fare il Barolo. E sicuramente, come saprai anche te, lui ha i terreni più vocati per fare questo vino. Le vigne più giovani lui fa il suo Nebbiolo, mentre quelle più vecchie, si può dire più vecchie, sì. Con la migliore esposizione sono quelle dalle quali ottiene il Barolo, che ricordiamo, sì, per chi non lo sapesse, è sempre a base di uva Nebbiolo. Beh, adesso basta parlare di Gianni, tanto poi lo avremo ospite o andremo direttamente con voi a visitare la loro cantina. Adesso però iniziamo a degustare. Beh, colore rosso rubino, sì, molto intenso, con sfumature rosso cardinale, mai detto da nessuno, questo è stato detto da Gianni Goerzio. Io ve lo riporto papale, come ha detto lui. Al naso io sento molto bene i ribes, frutti rossi, forte il mirtillo, veramente è una roba fortissima il mirtillo, si sente nitido. Le viole, fiori rossi. Sì, le viole sento più che altro la malva, okay. Una leggera, leggero sentore di malva. Beh, in bocca è comunque caldo, una bella struttura, una bella potenza. Un tannino molto elegante. Molto, molto elegante. Ottima persistenza. Sì. Diciamo che c'è anche una bellissima corrispondenza gusto-olfattiva, giusto? Tutto quello che si sente al naso lo riusciamo a percepire anche in bocca. Una bella persistenza sicuramente. A cosa lo abbineresti questo vino? Ma se devo essere sincera, io penso che potrei abbinarlo tranquillamente anche a un bel pollo arrosto o a una bella bistecca alla griglia. Non so, a me il Nebbiolo fa pensare tanto al vino nero e quindi mi piace abbinarlo con le stesse cose che quale abbinerei. Sì, sono d'accordo. Anche perché diciamo che il Nebbiolo è un po' il nostro pino nero, poi il pino nero italiano, è autoctono, nasce solo lì, cresce, sì, solo in certe zone. Un po'. E infatti dicono che il Piemonte sia un po' la Borgogna d'Italia. Sono d'accordo. Dai, fammi una domanda a tradimento, ma trabocchetto. No, dimmi come si chiama in altre zone d'Italia il Nebbiolo. Esempio, Valtellina? Valtellina si chiama Chiavennasca. Ah, sì. Questa è stata preparata, la studiata. Quindi sì, e un arrivederci alla prossima puntata di Cosa Bevo Oggi. Ciao a tutti.